Ciao Sere! Ciao Andre! Allora, questa settimana cosa ci porta il mondo cloud? Allora, partiamo dall'Italia. Partiamo dall'Italia perché il consorzio Italia Cloud, che in totale onestà ho scoperto proprio questa settimana, grazie alla rassegna stampa, ma che ho scoperto esistere come consorzio dal 2021, quindi un consorzio di cloud provider italiani che non voglio dire facendo cartello, però facendo gruppo cerca di perorare la causa del cloud italiano, ha inviato alla Camera dei Deputati una propria proposta in merito a come lo Stato italiano potrebbe recepire la norma europea NIS 2, giusto una piccola precisazione: NIS 2, NIS è la parte di acronimo Network Information Security, 2 perché è la seconda versione di questa normativa europea attinente alla cybersicurezza, che vuole creare un livello comune in tutta l'Unione Europea di adozione di pratiche di cybersicurezza tipo la multi-factor authentication. In realtà, come spesso capita per le norme europee, è già entrata in vigore, cioè è già stata emanata, in questo caso il 16 gennaio 2023, però gli stati europei hanno una quota di tempo a disposizione per recepirla, armonizzarla e renderla effettiva. Nel caso specifico, ciò deve avvenire in tutta l'Unione Europea e quindi anche in Italia entro il 17 ottobre 2024, e la proposta inviata alla Camera dei Deputati da questo consorzio sostanzialmente dice che si dovrebbe cercare di tutelare la filiera italiana per quanto attiene all'adozione derivante da NIS 2 di prodotti e servizi attinenti alla cyber security. Che, e qui adesso sono proprio curioso di conoscere la tua opinione, che parlare di adozione di prodotti e servizi attinenti alla cybersicurezza di fatto una settimana dopo CrowdStrike, ok, mi fa pensare in merito all'opportunità di avvalersi di qualcosa di più locale invece che di grandi fornitori esteri. Tu ti sei fatta una qualunque idea in proposito? Sicuramente che il tempismo è un ottimo alleato, ma non in questo caso. Quindi una notizia di questo tipo a una settimana di distanza dopo quella che sappiamo essere stata, insomma, una notizia che ha sconvolto un po' tutti, perché ha rappresentato, secondo alcuni, addirittura il nuovo Millennium Bug, anche se all'inizio non ho gridato all'attacco hacker. È un argomento che viene tanto spesso sottovalutato e che invece adesso diciamo che è troppo tardi, sta ritornando alla calca. Diciamo che quello che mi porta a pensare questa notizia è il fatto che se un consorzio come quello Italia Cloud ha fatto una proposta di questo tipo alla Camera dei Deputati italiana, quindi vuole regolamentare in maniera ufficiale, non più ufficiosa, un argomento come quello della cyber security, vuol dire che forse iniziamo ad avere dei problemi anche su quelli che potrebbero essere dati un po' più importanti di quelli ostati da piccole e medie aziende. Ci sono una serie di rischi, tra l'altro, che sono stati identificati in maniera abbastanza ufficiale dal Consorzio Italia Cloud, come per esempio, al di là dell'aumento degli attacchi nell'ultimo periodo, anche quello che è il rischio di affidare dei dati strategici nazionali a dei fornitori di tecnologie estere. Questo fa riflettere su come si voglia cercare di mantenere una sovranità nazionale dei dati. E soprattutto si voglia evitare anche probabilmente quello che è un potenziale accesso alle informazioni da parte di agenzie governative che sono straniere. Sembra che in qualche modo ci si voglia sempre più slegare da quella che è una dipendenza tecnologica da prodotti e servizi nel settore della cyber security,
estera, quindi cercare di affidarsi a qualcosa di fuori e cercare di mantenere tutto in casa, che di per sé ha anche senso. Secondo me comunque una diversificazione delle soluzioni in realtà aiuta nel ridurre una dipendenza che può essere da fornitori esteri e da fornitori nazionali, perché comunque ricordiamoci che il lock-in è sempre dietro l'angolo. Detto questo, io probabilmente passerei alla seconda notizia di oggi, che è ugualmente molto interessante e che riguarda HP. Allora, l'ultima notizia ci dice che durante l'evento che chiamano Discover, che è l'evento organizzato da HP ogni anno, ovviamente indovinate un po' qual è stato l'argomento caldo dell'evento, le AI. In particolare le AI generative, vero? Le AI generative nel settore del private cloud. Infatti HP ha voluto ovviamente mostrare, fare sfoggio di quelle che sono le soluzioni che sta portando avanti in questo contesto, tra cui l'integrazione di modelli di AI nella soluzione chiamata GreenLake, che è una soluzione tra l'altro che si occupa di data analytics. Per chi non è, diciamo, smemorata, si ricorderà che qualche settimana fa abbiamo parlato di una soluzione abbastanza analoga nell'ambito sempre di data analytics, ma con Oracle, soluzione su cui Oracle stava investendo tantissimo, perché stava proprio cercando di lavorare molto su quelle che sono le data analytics dal punto di vista delle performance, della riduzione dei costi per i customer e l'accuratezza della parte di insights per le aziende. HP ha parlato anche di quelli che sono dei miglioramenti sotto il punto di vista della cyber security, ma i punti che a me hanno colpito tanto sono intanto il focus sulla parte di edge computing, che non è uno di quei topic su cui HP ha mai investito tantissimo, e invece è un qualcosa che adesso sembra un side topic su cui alcune aziende si stanno buttando negli investimenti. E questo mi fa abbastanza riflettere, perché poi si collega anche a quello che dicevo prima. L'altra cosa interessante è l'annuncio di partnership strategiche nell'ambito AI, quindi HP, nonostante insomma non sia considerata uno dei maggiori competitor nell'ambito AI, sembra che invece voglia entrare in campo e giocare la partita avendo gli strumenti per farlo, quindi staremo a vedere dove ci porterà. Tu che ne pensi? Allora, io penso che concordo con te relativamente all'essere colpito dagli accordi con, diciamo, terze parti, nel caso specifico dall'accordo decennale che hanno annunciato durante questo evento, l'accordo decennale con Nvidia per la creazione di soluzioni di private cloud ed edge computing full stack dedicate all'AI, quindi con HP che mette la sua parte di computing, quindi di hardware e storage, perfetto, ma Nvidia che mette la sua componente di computing, le GPU, ok, e tutta la parte software di Nvidia Enterprise attinente non soltanto al training ma anche all'inferenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che siccome Nvidia è un'azienda con una capitalizzazione oramai elevatissima, che corre in borsa, vederla entrare nella offerta di vendor storici, quasi mi verrebbe a dire istituzionali e molto pervasivi come HP, mi fa chiedere dove arriverà Nvidia, perché questo si ricollega proprio recentemente. Io seguo un podcast di Radio 24, quindi sale 24 ore per intenderci, si chiama Market Mover, dove parlano di trend di mercato, e una delle puntate delle ultime due settimane era proprio dedicata ad Nvidia, e mi aveva colpito come un podcast di economia, quindi che non ha nulla a che vedere con un contenuto tecnico, ma riconoscesse ad Nvidia un potenziale in termini di crescita economica e di valore di mercato significativo, ulteriore margine, ritenendo la sua offerta anni avanti quella della competizione. Quindi vederla entrare in soluzioni
di private ed edge di vendor della portata di HP mi dà veramente l'idea di qualcosa che viene sempre più, non voglio dire democratizzato perché è una parola a doppio taglio, ma sempre più diffuso e pervasivo. Qualcuno avrebbe detto for the rest of us tempo addietro. Veniamo all'ultima notizia, e quando diciamo l'ultima lo facciamo spoiler sere, che questa è l'ultima prima di agosto, cioè delle vacanze estive. Lo facciamo? Che dici? Eh sì, perché direi che un po' di ferie se le merita anche il podcast, ce le meritiamo probabilmente anche noi, quindi ci prendiamo questa pausa estiva per poi tornare alla carica a quel punto con settembre, che sicuramente sarà ricco di notizie da commentare. L'ultima notizia con cui chiudiamo la puntata riguarda Alphabet, che magari per chi non lo conoscesse, anche se ormai non è più una società diciamo segreta, è un parte di Google, diciamo è una società abbastanza importante che ha pubblicato quelle che sono le performance del secondo quadrimestre del 2024. Non so se vuoi commentare tu un po' i numeri. Sì, allora io faccio volentieri l'uomo dei numeri. Quindi, vabbè, Alphabet è la capogruppo di Google, e quindi Google, YouTube, tutte le aziende del gruppo. Quindi i numeri che stiamo per dare partono dall'aggregazione di tutti i revenue stream del gruppo Google. Quindi in Q2 Alphabet è cresciuta di più rispetto alle aspettative del mercato anno su anno, quindi stiamo parlando di una di revenue per 23,6 billion dollar, mentre la previsione degli analisti di mercato era 22,9. Perfetto. La crescita di Alphabet, le revenue di Alphabet sono state guidate da due principali revenue stream: uno digital ads, e quindi AdWords, tutta la parte per la quale Google è storicamente fortissima, ma ha contribuito tanto a questo fatturato, tanto poco meno della metà, la parte di servizi cloud. Ora, non c'è una netta distinzione servizi cloud tra Google Cloud Compute e il software via cloud, va bene. Però quello che sappiamo è che le revenue cloud sono cresciute anno su anno, in Q2, del 28,8%, attestandosi a un whopping, bello grosso, 10,35 billion, invece del 10,16 che era stato previsto. Quindi ci stiamo dicendo che 10, qualcosa billion su 23, qualche cosa di revenue del gruppo Alphabet sono arrivate da prodotti e servizi cloud di Google, che rimane il terzo operatore cloud di mercato dopo AWS ed Azure, ma in crescita e quindi apparentemente in salute. Questo perché ci dicono che parliamo, ci è stato anche detto che parliamo poco di Google, ma quando c'è da condividere noi condividiamo molto volentieri. Io personalmente sono contento di un terzo player che cresce, e per passare da un duopolio a una situazione più distribuita. Non so cosa ne pensi tu, Serena. Guarda, dico che una notizia come questa è molto attuale, perché in realtà, anche se sembra che non c'entri niente, la notizia di Alphabet riguarda un evento che in questi giorni prenderà piede, che sono proprio le Olimpiadi, e tu dici cosa c'entrano le Olimpiadi con Alphabet. In realtà molta della revenue di questo periodo di Alphabet deriva proprio da quelle che sono le Olimpiadi di Parigi, perché quello che succede è che le Olimpiadi saranno supportate da strumenti di intelligenza artificiale sviluppati dentro Alphabet, che supporteranno i commentatori sportivi per spiegare quello che succede durante le varie gare, e quindi migliorare anche quella che è l'esperienza dei fan che seguono le Olimpiadi. Non solo, in realtà anche per quanto riguarda le elezioni americane, che anche questo è un altro argomento caldo del momento, la parte di advertising durante le campagne elettorali, piuttosto che
proprio anche la parte di cronaca che racconta i risultati delle elezioni sono una grossa fetta della crescita delle revenue di Alphabet. Quindi in realtà diciamo che questo è un periodo molto florido per questa azienda e credo che vedremo nel prossimo quadrimestre che la crescita sarà stata ancora più alta se possibile. Parleremo probabilmente di cifre che noi non vedremo in qualche vita sommando tutti i nostri guadagni. Ma va bene, direi di concludere così la puntata, di salutarci prima dell'estate e di goderci appunto un po' di ferie in attesa della prossima novità nel mondo del cloud. Assolutamente sì. Beh, buona estate a tutte e tutti coloro che ci ascoltano e magari anche a noi due. Che dici, Sere? Buona estate? Buona estate, decisamente. Ciao, Andre. Ciao, Sere.